Benvenuti a questo salotto a cielo aperto che con grande fierezza noi teniamo sempre aperto il più possibile proprio per dare questa sensazione di casa, che appunto questo è il salotto della casa delle persone, una casa dove si vuole con tanta semplicità, quindi con un ambiente casalingo, ricreare delle serate insieme, non con un gran numero di persone ma proprio con ristretto di quella che può essere la portata di una casa, quindi direi che questa sera è proprio una bella serata con una maggioranza di sesso femminile, vedo, di donne. Osvaldo, presente. E siamo molto contenti di ricreare questi momenti perché è un'occasione per condividere con tutti quelle che possono essere delle problematiche che o direttamente o indirettamente possiamo comunque vivere o trovare lungo il percorso della nostra vita. E con questa occasione di conoscenza di persone, di associazioni, di professionisti, possiamo così condividere, confrontare, esprimere delle nostre opinioni liberamente. L'informalità porterà all'idea di creare proprio un salotto, quindi non avremo un relatore, non chiamiamo i relatori questa sera, ma avremo persone a un tavolo, mancherà il tavolo, ma con il quale poter parlare. Questa serata rientra in un ciclo estivo che abbiamo voluto proporre come amministrazione comunale per la prevenzione, perché riteniamo che informarsi, parlare, dialogare su problematiche attinenti comunque alla persona, casa delle persone, può essere fondamentale per prevenire le situazioni. E quindi già quest'estate abbiamo anche con l'Associazione Donna Sicura promosso una serata pratica anche su come prevenire un'eventuale aggressione. Così stasera tratteremo proprio il tema dell'importanza del chiedere aiuto. Se già mi pongo in una condizione di consapevolezza che il chiedere aiuto può essere una mia salvezza stessa, è già un percorso iniziato, penso. Quindi è su questo sul quale comunque dobbiamo lavorare e poi impostare la serata. Questa serata sicuramente è stata resa possibile all'entusiasmo, alla passione di persone che lavorano per questo, vivono per questo e sono legate alle tematiche per la loro vita. Ringraziamo Associazione Donna Sicura che ha collaborato e ha organizzato anche questa serata con Angelica, Romana Perin e Rosalina Di Spirito. Tu cognome, scusami, non mi ricordo. De Mare, ma non importa. Angelica è bellissimo così. Associazione Donna Sicura, con sede a Travedona, che collabora comunque con la Casa delle Persone da un po' di tempo e ha dato veramente un grande apporto. Poi dobbiamo ringraziare per anche il suo entusiasmo e la sua... ha anche aiutato a sistemare oggi, quindi direi che materialmente ha dato un sostegno, Tiziano Genovesi, presidente di Angescao e come riferimento il centro diversità di Azzangrilli a Besozzo. Associazione Donna Sicura, tematica della violenza sulle donne, quindi vicino alle donne, Tiziano Genovesi, vicino a quella che rappresenta il ruolo di un nonno, di una persona anziana che può appunto portare all'esigenza comunque di valutare una situazione di aiuto. Se ritieni posso presentarmi e magari dire chi rappresento, sì. Un po' facciamo noi. Chiudo un attimo il cerchio delle presentazioni. Sì.
grazie. Un grandissimo grazie, grazie, grazie alla dottoressa Emma Luciani, che ha dato la sua disponibilità questa sera, la quale presenterà in maniera di dialogo, comunque informativo, dei libri che ha scritto proprio su queste tematiche, e con l'occasione li potremo commentare e vedere e leggere, grazie al nostro Nicola Tosi, che leggerà con la sua splendida voce, la sua splendida emozione, alcuni estratti dei libri, proprio per entrare sempre di più nel vivo di questa serata. Quindi grazie a tutti, grazie a voi che siete venuti, grazie anche ai rappresentanti delle associazioni della Caritas con Osvaldo Serafini. Ringrazio tantissimo Gianluca Del Marco, che è arrivato, e con molto piacere lo presento, presidente dell'associazione Italia Moldavia. Ah, già. Sì, con l'occasione poi potrà conoscersi con l'associazione Donna Sicura, in quanto ha un legame molto stretto appunto nei rapporti tra l'Italia e la Moldavia, ma soprattutto molto vicino a quella che è la tematica proprio della violenza sulle donne. Ringrazio tutti quanti. Ah, scusami, Francesca, io vorrei ringraziare anche Johnny Bello, perché mi hai tolto le parole di bocca. No, allora vai. No, sto scherzando, vai. Perché ha un entusiasmo incredibile. Segue tutti gli eventi, diciamo, del medio verbano con grande passione, dal teatro alle serate culturali, agli eventi di paese, e poi li monta e li mette gratuitamente su YouTube, quindi sono disponibili a tutti. Sul suo canale Johnny Bello ci sono, credo, qualche centinaio di eventi dell'ultima... Sono 700, ti ringrazio. Quanti? 700. 700. Qualche centinaio, sono stato un po' così volutamente indefinito, però ci sono tutti questi eventi meravigliosi che sono una sorta di racconto, documentazione audiovisiva di quello che è successo nella nostra zona negli ultimi 15 anni, e tutto questo l'ho fatto a titolo totalmente gratuito, per cui con passione, sì, con tanta passione, perché, e poi ha una meravigliosa colonia felina in Cardano, è un'altra cosa per cui sono fortemente grato del suo impegno sociale. Grazie, troppo buono, grazie. Sì, diamo la parola. Grazie. A Tiziano. Ringrazio innanzitutto Francesca per avermi coinvolto in questa iniziativa. Scusate, ho la voce un po' bassa, ma è una giornata così. E per avermi dato la possibilità di rappresentare a voi tutti l'Associazione di Promozione Sociale Centro Diversità di Besozzo. Un'associazione di volontariato no profit che ha come prima finalità l'aiutare uomini e donne della terza età a vincere la solitudine e l'emarginazione propria della vecchiaia. In verità, Francesca lo sa, è ormai da qualche anno che collaboriamo con la Casa delle Persone. Inizialmente presenti con due nostri iscritti, il signor Guido Monfrini e la dottoressa De Maddalena, Erika, che effettua incontri legati alla ludopatia. L'amico Monfrini, che si occupava di indirizzare persone prossime all'età pensionabile, è purtroppo venuto a mancare. Una figura tra l'altro difficile da sostituire, credo che non sia mai stata sostituita. La nostra difficoltà. Tutti conosciamo Guido, spendo sempre due parole in suo favore, perché è lui che mi ha introdotto in questa nuova avventura, chiamiamola così, che è quella della diversità. Senza avere la presunzione di affrontare grandi tematiche e problemi sociali, riteniamo la nostra associazione importante per il Paese, rappresentato dal popolo della terza età. Grazie all'impegno dei nostri volontari che stasera sono presenti, e li ringrazio, tra le mie tre collaboratrici volontarie, appunto stavo dicendo, grazie all'impegno dei nostri volontari diamo la possibilità ad anziani di poter trascorrere qualche ora in tutta tranquillità e serenità. Tengo però a precisare che tutto il nostro impegno è possibile grazie all'aiuto dell'amministrazione comunale, concordata da sempre con una convenzione che si rinnova ogni 3 anni.
Il virus Covid-19 non ci ha colti impreparati e dopo un anno e più di chiusura totale, seguendo tutte le regole previste dalle leggi, siamo riusciti, seppur con aperture ridotte, purtroppo, a riaprire in tutta sicurezza il nostro centro. C'è ancora qualche titubanza comprensibile da parte dei nostri iscritti, ma siamo certi che piano piano ritorneremo alla normalità, specialmente se si potranno ripristinare due nostri cavalli di battaglia, che sono il ballo del giovedì e il torneo del burraco. Ecco, io mi sono presentato e poi interverrò successivamente quando sarà il caso. Grazie. Grazie mille, grazie. Entriamo nel vivo della serata introducendo l'argomento con Nicola Tosi, che non ripeterò mai, non mi stancherò mai di dire, se legge anche un elenco della spesa uno rimane affascinato. Quindi a te Nicola. Beh, non bisogna vendere la pelle dell'orso prima di aver l'ho già ascoltato, ci ho sentito. Andiamo bene. Che cosa mai li aveva accomunati? Semplice la risposta e ingenuamente ammiccante. Li aveva reciprocamente attratti qualcosa di superficiale, che le era tuttavia apparso seducente nei suoi rimandi ideali. L'amore per la natura, l'aspirazione a uno stile di vita sano e quieto, l'abitudine di passeggiare in silenzio tra i sentieri sassosi, un certo salutismo, una certa tendenza alla solitudine. Lei lo sapeva adesso, aveva enfatizzato questi tratti comuni, amplificandone l'importanza, ma allora sembrava le bastassero, le apparivano una garanzia di affinità. Quanta gente si sposa, dopo tutto, per un'attrazione istintiva, in seguito a un gioco di corteggiamento? I progetti vengono dopo, la vita comune si coagula attorno al desiderio di costruire una famiglia, avere una propria casa, avere dei bambini. Tuttavia questo, nel suo caso, non era avvenuto. La casa era quella di Alberto, arredata secondo i gusti di lui, con i mobili severi che erano appartenuti ai suoi genitori. E per quanto riguardava l'avere figli, Dio, che nota dolorosa. Eppure D'Alberto era stata profondamente attratta, in lui aveva trovato qualcosa che da sempre in fondo aspettava, c'era un tratto antico e convincente nella sua calma, nella sua mole poderosa, nei suoi modi paterni, nei capelli brizzolati e in quel modo di porre la mano sulla spalla quando con orgoglio la presentava a colleghi e conoscenti. Sorrise nel rievocare questa scena. Tutto nei gesti di lui suggeriva all'inizio una capacità di protezione e sostegno, ma a ben vedere quel gesto paterno, la mano sulla spalla, richiamava la fierezza di un padre che presenti agli amici la sua bambina più che la gioia trepidante di un innamorato. Tu sei mia, capisci? Mia! Mia! Era stato bello all'inizio sentirsi dire così, con una lentezza che le era parsa dolce e decisa, l'espressione normale di un'esperienza di fusione, di appartenenza, quasi magica, rassicurante, esaltante. E poi nel tempo, e di nuovo il pensiero di Anna era turbato nel ripercorrere l'incredibile, inatteso mutamento. Il tono di voce era progressivamente cambiato, si era fatto assertivo, si era accompagnato a una rigidità dei tratti del viso e a comportamenti non più attenti né piacevoli nella loro intimità. E assieme all'alito pesante del bevitore, le parole avevano preso ad arrivare ai sensi e alla mente di Anna come frecce laceranti, come armi avvelenate. Finché con orrore una notte Anna aveva realizzato che espressioni apparentemente innocue erano in realtà asserzioni assolute, un comando, una condanna. Tu sei me! No, peggio,
Io sono te e non è concepibile che tu possa fare altro rispetto a quello che io desidero. Una catena, una minaccia, una prigione. Io sono te, non avrai altro Dio all'infuori di me. Tu non sei nessuno, tu non esisti, perciò non puoi opporti alla mia volontà. I pensieri di Anna giocavano ora penosamente con variazioni crudeli del progressivo annientamento della propria volontà, un annientamento che aveva per anni subito prima di ammalarsi. Angelica, dopo quello che abbiamo ascoltato, le riflessioni vengono. Sono le nostre storie. Sono proprio le nostre storie. Ti vuoi accomodare sul divano? Sì. Buonasera a tutti. Sono Angelica e opero nell'associazione Donna Sicura da diversi anni, proprio a sostegno delle donne che subiscono violenza. La nostra associazione opera sul territorio dal 2009 ed è nato con una finalità un po' ambiziosa, cioè con un progetto dettato da una necessità di giustizia e la necessità di arrivare alla parità di genere. Dopo quello che si è sentito, vabbè. A sede a Travedona, la sede principale è Travedona, ma abbiamo anche una sede a Luino, una sede a Sesto e il terzo martedì di ogni mese abbiamo uno sportello informativo qui alla casa delle persone. Ci occupiamo soprattutto di accoglienza, quindi accogliamo le donne che subiscono violenza domestica, violenza di genere. Domestica perché per lo più viene nell'ambito delle mura domestiche la violenza, e di genere proprio perché è rivolta alle donne, perché la donna è di genere. Prendiamo queste donne, le accompagniamo letteralmente per mano in un percorso di uscita dalla violenza, facendo in modo che emerga quella forza che ogni donna ha dentro di sé, che è uno strumento necessario per venirne fuori da questa diciamo così, situazione veramente difficoltosa, e comunque piano piano, gradualmente, le accompagniamo a ritrovare se stesse, ad appropriarsi della propria dignità. Perché le donne che arrivano da noi sono completamente annullate, si sentono sole, in balia della vergogna e dei sensi di colpa. Noi come in pratica le aiutiamo? Allora, abbiamo un numero dedicato, quindi si fa una prima telefonata alla quale seguono dei colloqui di accoglienza. Poi, a seconda delle necessità, un supporto psicologico, una consulenza legale, un intervento alla genitorialità, li accompagniamo anche nell'autonomia abitativa e orientativa, abbiamo anche una mediatrice linguistica che è per le donne straniere, e quindi poi la donna attraverso questo percorso dovrebbe uscire da questa violenza. La prima cosa che noi facciamo è le facciamo prendere consapevolezza che sta vivendo un momento, una situazione di violenza, perché la cosa più difficile, la donna non si rende conto, quindi dobbiamo proprio lavorare su questo, perché la donna si colpevolizza, è colpa mia, minimizza, e dice un bravo uomo, mi vuole bene, vuole bene i figli, cioè cerca sempre di minimizzare, di non riconoscere. E per noi questo è molto, molto difficoltoso, ecco, far prendere consapevolezza alle donne. Vabbè, in breve ho detto come le aiutiamo noi nell'uscita di questo percorso.
E poi dico sempre, se una donna che subisce violenza si rivolge a ognuno di voi, come la si può aiutare? E la possiamo ascoltare senza giudicarla. Credere nella storia che ci racconta, farle capire che non è colpa sua, e rispettare le sue scelte e i suoi ritmi. Parlavamo prima con lei, una donna che non è pronta, e incoraggiarla a rivolgersi a un centro antiviolenza. Adesso non sto qui a dire le ricadute di Donna Sicura sul territorio. Noi ci sono stati anni che abbiamo accolto anche 150 donne, l'anno scorso ne abbiamo accolto circa 100, fino al mese di luglio quest'anno ne abbiamo accolto 74, e forse Romana, che è la nostra legale storica, vi può dire praticamente come si è concluso il percorso di una donna. E c'è anche la nostra vicepresidente che si occupa di rifugio, soprattutto lei si occupa delle donne in emergenza, perché quando le donne raccontano le loro storie e noi evidenziamo degli elementi di rischio, cioè il rischio di essere ammazzate, dobbiamo essere pronte all'emergenza e a rifugiarle nelle case di rifugio e all'emergenza cerimina, che a volte anche le due di notte prende la sua macchina e accompagna la donna per non farla passare. Ma mi scusi, è più frequente la violenza psicologica o fisica? Allora, nei casi violenza psicologica la subiscono tutte, la violenza psicologica, perché il maltrattante comincia con la violenza psicologica, quindi diciamo che il 99% delle donne subisce violenza psicologica. Poi c'è un ciclo della violenza, perché si comincia con le parole, si comincia con la violenza psicologica e poi si fino ad arrivare alla violenza fisica. Fino ad arrivare a questi elementi di rischio, quando mettono le mani alla gola o quando rischiano, cioè quando uno le minaccia di morte, sono elementi di rischio. E l'età media delle persone? L'età media delle donne, ecco, questo sì, l'età media delle nostre donne, proprio lì, è l'età media delle donne di 43 anni. Il 65% delle donne accolte di nazionalità italiana, mentre il restante 35% è di nazionalità straniera. E solo circa il 40% delle donne hanno deciso di procedere ad una denuncia. E il 77% delle nostre donne ha subito violenze fisiche. Il 93% violenze psicologiche, il 54% violenza economica. La violenza economica è un po' sottovalutata, perché la donna non si rende conto quando l'uomo le controlla, si fa consegnare la busta paga, oppure quando controlla il conto o non le dà i soldi per fare la spesa, o l'accompagna a fare la spesa e paga lui, si occupa tutto lui, e poi la irretisce talmente tanto che le fa lasciare il lavoro, dice io ti voglio bene, io provvedo a te, perché devi andare a lavorare, e quindi la rende economicamente dipendente da lui. E il 22% ha subito violenza sessuale. A volte si pensa che la violenza sessuale sia quella più eclatante, diciamo così, invece rispetto alle altre violenze a minore percentuale. E il 38% vittima di stalking, il 58% delle violenze sono state assistite dai figli. Allora, esiste anche la violenza assistita da parte dei figli, soprattutto quelli minori, e questo è un reato. Quando noi lo diciamo alle nostre donne, e loro dicono ma questo non lo sapevo, e quindi bisogna tutelare anche questi figli che assistono alle violenze, e per loro è un trauma con conseguenze che si porteranno per tutta la vita. Quindi le bambine cosa faranno? Nella maggior parte dei casi si sceglieranno un uomo violento, tanto hanno avuto
quell'esempio lì, e i ragazzini, i bambini diventeranno violenti, non tutti, però hanno avuto quell'esempio lì. Altre domande? Altre, cioè, io sarei qui a parlare tutta la sera. Chiedo una cosa. Sì. Le donne africane si avvicinano da voi perché essendo timorose molto... Sì, la loro cultura. Perché noi trattiamo anche su queste cose, non riusciamo a creare un rapporto con queste donne sapendo che subiscono a volte violenza. E le donne africane intendiamo, allora, da noi arrivano soprattutto le donne marocchine, qualche donna del brasiliana, abbiamo avuto anche una donna cilena, della Moldavia, e dell'est, le donne dell'est, e qualche donna tunisina, ecco, queste sono le donne straniere. Che abbiamo accolto e ne abbiamo avuto una che si faceva accompagnare dal maltrattante, cioè ecco, questa è la cultura delle donne, però poi abbiamo detto insomma almeno lui deve stare fuori e insomma abbiamo un po' camuffato, abbiamo detto di dire che veniva dalla psicologa. Perché poi gli uomini, se le donne dicono io vado presso il centro di violenza, io mi amo, e loro si diventano ancora più violenti, cioè non si sa la reazione che hanno anche nei nostri confronti. Quindi dobbiamo tutelare le donne, soprattutto poi dobbiamo tutelare anche noi. Se mi posso permettere, rispondere, buonasera. Rispetto alla questione delle straniere, soprattutto delle donne di cultura religiosa diversa, la nostra, il problema principale è la loro rete, perché avendo dipendenza forte dai loro compagni o dalla famiglia che comunque è favorevole ai loro compagni perché ha quella cultura, nessuno denuncia e nessuno le accompagna al centro antiviolenza oppure in un altro presso delle amiche, cioè la rete delle amiche che magari potrebbe essere la prima rete che può far emergere magari la necessità anche di una denuncia, visto che stasera si parla di chiedere aiuto, la tematica è chiedere aiuto. Per noi, continueremo a dirlo per sempre, la prima cosa che è importante far nascere nelle famiglie, nelle donne, ma anche nei figli, come diceva Angelica, è quello di chiedere aiuto. Far emergere quel fatto che può essere la violenza psicologica, domestica, sessuale ed economica. In questi nuclei familiari di stranieri è più difficile perché sono più isolati, sono più autoreferenziali tra di loro. Quindi è anche noi, come diceva Angelica, è importante che noi che stiamo intorno, se siamo testimoni, anche non solo nella presenza fisica, ma anche nell'ascolto di violenze, c'è la possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza, al nostro centro antiviolenza, o un legale, o addirittura alle forze dell'ordine, per sottolineare che in quella situazione, in quella famiglia, nel vicino di casa, nella vicina di casa, sta succedendo qualcosa. E questo mette in atto un processo che poi può portare anche a rinforzare, ad aiutare la donna a denunciare, perché noi poi come centro di violenza, lo diceva bene Angelica, rispettiamo totalmente la volontà della donna, quindi se la donna non vuole, ma poi ci sono dei reati e quindi c'è tutto l'aspetto che poi Romana bene ci potrebbe anche qui per ore tenere nell'aggiornamento, perché abbiamo delle competenze come la dottoressa Perin che veramente al di sopra della nostra più immaginata situazione. Davvero abbiamo una preziosa collaborazione con la dottoressa che ci sta aiutando e vi potrebbe anche, e sta aiutando tantissime donne veramente a portare avanti un processo
e quindi a dare forza e pubblicità anche ad altre donne che comunque si può venirne fuori, che si deve venirne fuori tutti insieme. Scusate, va bene. Avevo detto così perché non ho fatto gli ordini casi dove ci sono gli africani, c'è la famiglia patriarcale. Certo. E dove la famiglia patriarcale, anche per una donna, acquistare queste cose personali, intime, è sempre il capostipite che, come dicevo prima, che andava a compra, paga lui, sceglie lui, e la donna a volte anche con noi si lamenta. Però siccome è un circuito un po' chiuso e neanche i figli a una certa età possono aiutarle, diventano anche loro succubi un po' della persona, del capostipite. E questa è veramente una violenza fortissima. Anch'io potrei parlare per ore, perché ci sarebbero da dire milioni di cose. Mi allaccio a quello che ha detto Angelica. Io faccio diritto penale, sono più di 20 anni che sono avvocato, e ho visto arrivare a processo vari reati, però vi posso assicurare che fare i processi di maltrattamenti certe volte mi mettono in difficoltà a livello di sensibilità, a livello morale, perché non si entra in punta di piedi nell'intimità delle famiglie. Si devono fare a processo, è molto faticoso, perché immancabilmente c'è la domanda: se è un caso di violenza sessuale, ancora oggi, siamo nel 2021, si sente chiedere: ma lei cosa indossava? Immaginatevi i brividi che vengono quando uno pensa: se indosso un capo sono una donna seria, se indosso un altro capo è legittimo che mi si usi violenza? Se frequento un luogo è legittimo che mi si usi violenza? Cioè, sono cose che nel 2021 credo non dovrebbero non solo entrare in un'aula di giustizia, ma nemmeno essere pensate. E immancabilmente accade anche nei casi di maltrattamento la vittimizzazione secondaria, no? Perché ancora una volta, quando si è lì buttate in mezzo all'aula, perché poi anche l'aula di un processo penale non è una cosa come può essere questo ambiente no? Tranquillo, familiare, rilassante, immaginiamoci noi con la toga, quindi già questa cosa nera, austera, il giudice che comunque è seduto più in alto e la donna che deve raccontare della propria intimità, di quello che ha vissuto, di quello che ha fatto, perché come diceva Angelica, parte dal presupposto che se il marito gliele dava se le meritava sicuramente. E prima di passare allo step, forse non è così, forse questo non è amore, ci si mette tanto. E buttata lì deve raccontare quello che è accaduto, è un percorso molto difficile. Sicuramente il lavoro che fanno le volontarie di Donna Sicura, anche per il mio lavoro, è un aiuto incredibile, perché la donna comunque prende consapevolezza, comincia il percorso di uscita dalla violenza e quando arriviamo al processo è in grado di dire: entrava nella stanza e anche se io dicevo no, non voglio un rapporto sessuale, mi buttava per terra e si prendeva quello che voleva, perché anche questo è un retaggio culturale, anche se secondo me la cultura ha poco a che fare con questa cosa. In un matrimonio non legittima la costrizione al rapporto sessuale. Grazie a Dio abbiamo conquistato tante libertà, anche la libertà di dire no, io stasera non voglio. In udienza e anche prima, quando io vedo le donne in Donna Sicura, sono costretta a chiedere: signora, ma suo marito l'ha mai costretta ad avere rapporti sessuali? Ma è mio marito. E spiegare questa cosa è faticoso, perché, ripeto, abbiamo conquistato tante cose. Per fortuna, e poi mi taccio, adesso si sta facendo un passo in più, quindi non soltanto il lavoro che noi facciamo con le donne è sempre più importante, è sempre più ampio, è sempre più approfondito. Per fortuna il legislatore ha spostato lo sguardo anche sugli uomini e li costringe, perché è stata necessaria una modifica legislativa che impone di sottoporre questi uomini a un percorso di uscita dalla violenza, qualcuno si salva. E a questo proposito la domanda che faceva prima lei, se c'è più violenza psicologica o più violenza fisica, nell'ottica dei maltrattanti, chi segue i maltrattanti? Qui in provincia abbiamo una sola associazione che è Dorian Gray e che fa, per le risorse che ha, un buon lavoro. Il percorso dura minimo 6 mesi, la violenza fisica
riesce ad arrivare alla fine, la violenza psicologica no. L'uomo non è in grado di rendersi conto di che cos'è la violenza psicologica, non è in grado di rendersi conto che se dà uno schiaffo alla moglie davanti ai bambini è violenza assistita, fa del male anche ai suoi figli, non è un buon padre. Quindi lavoro ce n'è tanto, però diciamo che su tutti i fronti riusciamo a lavorare. Proprio ieri abbiamo chiuso un processo che durava da tanto tempo, da tanti mesi, con un ottimo risultato, ed è una donna che ha iniziato proprio con donna, bussando alla porta di Donna Sicura. E ieri abbiamo finito il processo. Il percorso di accoglienza, il percorso di supporto psicologico, e diciamo dobbiamo rafforzarla per il processo, deve arrivare al processo rafforzata. È importante questo, è importante chiedere aiuto. Cioè, una donna è già sola e continua da sola. Se si rivolge a un centro antiviolenza, almeno è tutelata. Ecco, bisogna far capire questo a chi subisce violenza. Io direi che l'immagine di Romana del bussare alla porta di Donna Sicura è il famoso passaggio fondamentale per acquisire la consapevolezza che io ho bisogno di aiuto. Quindi quei famosi magari indizi che una donna deve interpretare e a capire che forse la situazione non è di quelle da dover subire, ma da affrontare. Sì, sì, mi alzo in piedi perché parlo meglio. Sì, è vero, ci sono tanti indizi che una donna può cogliere o può non cogliere, non voler cogliere. L'ultima frase della lettura di Nicola diceva prima di ammalarsi, Anna pensava prima di ammalarsi. Perché? Spero che la cosa vi incuriosisca un po'. Perché è così difficile chiedere aiuto quando vuol dire ammettere di essersi sbagliate, ora parlo femminile ma vale anche per, di essersi sbagliati nelle proprie aspettative. E quindi a volte quello che non può essere mentalizzato, cioè non può essere pensato e comunicato, viene represso e ritorna sul corpo. Le somatizzazioni non sono altro che questo, no? Quindi una persona si può ammalare anche gravemente pur di non rompere l'equilibrio della sua vita. Quante volte vediamo nelle stanze di consultazione persone con sintomi psicosomatici alle quali, quando chiediamo ma come va a casa, come va in famiglia, come va con suo marito, no, lì tutto bene, solo che ho questa colite, ho questo mal di testa, ho questa gastrite, ho questi dolori, sindromi di dolorose sine materia, no? Poi quando si va a delicatamente ad analizzare la situazione di questa persona ipotetica, si scopre che ha represso tante cose, che ha fatto finta di non vedere tante cose, ha posposto i suoi desideri, le sue esigenze, le sue aspirazioni, la sua autonomia, la sua libertà di pensiero, anche la libertà di pratica religiosa o di voto politico, per dire, alla volontà del marito. Ora, l'esempio più semplice che mi viene è quello della donna, perché ce li ho in mente e perché ne avete parlato voi. Quindi, nel romanzetto che ho scritto, sollecitata da molte persone, anche ad alcune volontarie dell'associazione EOS, l'altra associazione di Bologna, nel lontano 2013, io questa Anna l'ho fatta ammalare. Perché? Perché anche lei si ostina a volere salvare il suo sogno, a volere salvare il suo matrimonio, come mi disse una volta una paziente. Io devo salvare il mio matrimonio, ma era in lacrime e aveva un occhio pesto. E quindi il suo matrimonio, questa espressione, voleva dire il suo sogno, perché il matrimonio è di due persone, non è il sogno di una. E quel matrimonio lì non poteva essere salvato perché non era un rapporto di fiducia, di amicizia, di intimità mentale, oltre che di intimità fisica, non lo era. Quindi quello che voglio dire è che è così difficile chiedere aiuto perché prima di tutto c'è una questione di vergogna, cambia l'immagine sociale, una persona può essere un insegnante, un medico, una psicologa, una caporeparto, persino una dirigente d'azienda, ci si vergogna, ma noi sappiamo che la violenza domestica è trasversale. E a me è capitato di vedere donne apparentemente
affermate con la loro attività professionale che si vergognavano moltissimo ad ammettere di non essere riuscite a costruire una relazione di coppia paritetica. Quindi gli indizi ci sono, a volte sono anche colti, ma minimizzati, come diceva Angelica. Per esempio l'isolamento sociale, il marito che dice ma cosa devi andare a fare alla riunione, non ti basto io, ma scusa vediamo il film, ma cosa devi andare a fare, il volontariato, cos'è volontariato, figli, ma perché dobbiamo avere figli che stiamo così bene insieme, questo è l'esempio del romanzo, del romanzetto di Anna e Alberto. Quindi magari gli indizi ci sono, come quello dell'isolamento sociale, dell'uomo che vuole isolare la donna, oppure non frequentare altre coppie, non frequentare amici, anche questa è una cosa un po' strana, no? Essere completamente, cioè avere l'alibi di lasciarsi completamente assorbire dal lavoro, oppure quando ci sono i figli, il lavoro, i figli e la casa. Non si può vivere senza una rete di pari, una rete di amici, non si vive bene, non è naturale, noi siamo tutti collegati. E dobbiamo vivere questi collegamenti, dobbiamo nutrire questi legami quando sono legami che rinforzano la nostra identità, che nutrono la nostra mente, che aprono la mente al confronto anche con chi la pensa in maniera un po' diversa da noi, no? Ecco, quindi un altro indizio per esempio interessante è quando l'uomo si isola moltissimo, non ha nessun amico o è dedito solo al suo lavoro, insomma, o è taciturno, è silenzioso, ma queste cose vengono tutte scambiate per altro. Perché? Perché c'è una parola che voglio lasciarvi stasera, che è una parola secondo me molto ambigua, ed è la parola familiarità. Si crede di conoscere il partner o la partner perché si instaura nel tempo una familiarità, noi la chiamiamo, che in realtà è l'abitudine a vedere quella persona nel modo in cui noi l'abbiamo sempre vista. Per cui se quella persona muta atteggiamento, muta comportamento, noi tendiamo a sminuire dicendo vabbè ma perché è stanco, perché è stressato, perché sempre in virtù del volere salvare la quiete, l'equilibrio, la famiglia, magari c'è anche il mutuo da pagare, bisogna lavorare, bisogna fare il progetto comune, no? È terribile quando c'è un progetto comune, cioè quando il progetto comune è qualcosa di esterno, un dovere sociale, un impegno economico a tenere legate le persone. Ma perché questa parola familiarità non mi piace? Perché appunto può indurre in illusioni. Noi possiamo continuare a voler vedere quella persona nel modo in cui ci piace vederla. Sto pensando a una persona che aveva subito già tante violenze, ma per salvare la figura del proprio compagno si attaccava a quei rari momenti in cui avevano fatto la passeggiata insieme, in cui, non so, avevano gioito per una cosa. C'erano stati questi momenti, ma erano rari, mentre la normalità era un'altra. Eppure, ora dico una cosa politically incorrect, c'è sempre una complicità della vittima. Non è una complicità voluta e non è una cosa da giudicare, ma si crea un'alleanza inconscia, come la chiama qualcuno, tra l'uomo e l'uomo maltrattante e la donna vittima. Ma questo succede perché nella relazione di coppia ci sono delle funzioni psichiche, chiamiamole così, di cui non ci rendiamo conto, che creano dei legami invisibili. Ora vi faccio una domanda. Supponiamo che voi stiate parlando male di vostro figlio o di vostra figlia con un'amica, vi stiate lamentando e l'amica vi ascolta, bene, ma voi state dicendo che proprio non ne potete più, che è un poco di buono, che dorme fino a luna, che non lavora, che va bene. Il giorno dopo sentite una persona che vi dice, ma tuo figlio è un poco di buono, dorme, ma è tremendo questo figlio, ma che cavolo di figlio è? Voi ci rimanete malissimo, dite la verità. Se un altro a parlare male di una persona a cui io sono legata, eppure sono state dette le stesse cose, ma se è un altro, io sento questa critica come se fosse fatta a me, e non solo a me come genitore, ma a me come figlio, perché il mio figlio di cui si sta parlando male è un pezzo di me,
è un pezzo mentale di me, non solo affettivo, questo vorrei dire. Cioè si possono creare dei legami, si creano fra le persone dei legami fortissimi che possono essere di amore, anche di odio, ma che sono soprattutto di identificazione. Quindi una donna vittima può essere molto legata al marito se il marito rappresenta e esprime, mette in atto la sua parte aggressiva. Se io sono una donna timida, mite, passiva e ho un marito attivo, autoritario, esigente, che decide tutto lui, io posso delegare a lui, non lo decido, non lo sto pensando, ma di fatto cosa faccio? Delego a lui anche la mia parte aggressiva. Ed ecco che questa è una coppia rigida, perché in tutte le coppie ci possono essere dei giochi di proiezioni, di identificazioni, per carità, però ci sono dei ruoli rigidi, delle coppie rigide, in cui uno dei due è sempre nella parte, diciamo, bambina e l'altro nella parte di adulto autoritario, oppure uno è giudicante, l'altro... E questa è una dipendenza affettiva, una dipendenza patologica, non è un rapporto d'amore, quando ci sono dei ruoli così rigidi. Quando uno dei due membri della coppia delega all'altro una funzione che lui o lei non ha più. Quindi può far comodo a una donna, qui siamo sempre nello stereotipo antico della donna passiva, angelo del focolare che bada ai figli, che è dolce, mite, accogliente, comprensiva. A questo tipo di donna che accetta, diciamo, questo copione, può far comodo l'uomo deciso, attivo, che prende decisioni coraggiose, che insomma decide lui, no? È una delega, è anche una rinuncia. Infatti le donne straniere che vivono in ambienti culturali diversi dal nostro, nei quali l'appartenenza al gruppo clan è molto forte, è difficile per queste donne, come dicevate prima, aprire uno spiraglio di indipendenza, ma il lavoro potrebbe cominciare a rappresentare questa apertura, questa novità. Quindi volevo dire che la familiarità a volte è una illusione ottica, cioè è un sentimento che impedisce di vedere con distacco e anche con obiettività l'altro nella sua alterità, come si dice, perché stiamo proiettando addosso all'altro le nostre aspettative, i nostri desideri e vediamo quello che vogliamo vedere. Ecco perché è così difficile per una persona che sta dentro una situazione di dipendenza affettiva riconoscere quegli indizi che gli altri invece vedono. Spesso le amiche dicono: ma come ti tratta? Ma come ti fai trattare? Perché non puoi andare? Perché non puoi venire a bere il caffè? È perché lui è geloso, ci tiene molto a me. Ah, certo. Mi vuole tanto bene. Mi vuole tanto bene. Quindi non dobbiamo essere ingenui, nel senso che quando si incontra una persona maltrattata non possiamo giudicare, perché quella persona può avere tante difficoltà, non è pronta, dicevate prima, tante difficoltà a rinunciare a questo copione, a questo sogno, a questa modalità di vedere le cose, che ha rappresentato per lei una sicurezza, un meccanismo di difesa. È come dire a una suora, scusate l'esempio, è come dire se uno dicesse a una suora: guarda che Dio non esiste, ma non lo può accettare se ha dato tutta la sua vita, adesso in qualunque modo si creda, no? Però, cioè se si crede o no, però comunque nessuno potrebbe accettare una cosa del genere, perché ha dedicato la sua vita a questa cosa. Ecco, mi fermo qui così andiamo un po' avanti poi. Questa sera protagonisti sono appunto le donne e abbiamo voluto dare appunto l'importanza anche ai nonni e quindi abbiamo scelto tra i libri scritti dalla dottoressa Luciani tre libri che riguardano proprio questa realtà. L'estratto dal quale, scusami Nicola, hai letto i primi brani, sono del libro? Sono dal libro Una sosta a metà strada. Una sosta a metà strada. Questo invece quando i nonni si ammalano. Quando i nonni si ammalano. Adesso sentiamo tutto l'estratto per poter poi parlare e condividere alcune riflessioni. Valeria aveva convinto la madre a trascorrere l'estate in una residenza per anziani, dotata di letti sollievo,
una soluzione transitoria per sollevare soprattutto i familiari di anziani malati, ma che disponeva anche di posti residenziali stabili. Si trattava di una prova, ma Valeria, lavoratrice autonoma, rimasta vedova con 4 figli ancora studenti e un'organizzazione quotidiana davvero impegnativa, sperava ardentemente che la madre si trovasse bene e che, apprezzate le caratteristiche ambientali e alberghiere della struttura, dopo l'estate decidesse di restarvi. Ogni settimana Valeria si recava a trovare la madre, la quale, dopo appena una 20 giorni, aveva cominciato a dichiarare di essere pronta a tornare a casa. «Mi sono riposata abbastanza e qui, dopo una prima visita e qualche prova della pressione, non mi fanno più niente. Anche se si mangia bene, è ora di tornare a casa mia». Inutilmente operatori e medici della casa albergo le avevano prospettato un trattamento riabilitativo contro i dolori artrosici e avevano tentato di invogliarla a restare, invitandola a partecipare alla festa di mezza estate. Irremovibile, la vecchietta si era opposta. Valeria si era allora data da fare per reperire rapidamente una badante e in una settimana era riuscita a organizzare il rientro a casa della madre. Voleva portare i figli al mare e tutto sembrava filare liscio. La notte prima della partenza per il mare, la badante si sveglia. La madre sta tentando di aprire il cancello per uscire in strada. Lei non riesce a convincerla, dovrebbe usare la forza, trascinarla, farla gridare. Sono 3 di notte, che fare? Chiamare i vicini, chiamare i carabinieri. Valeria si fa passare la madre sul cellulare della badante. Le chiede accuratamente di aspettare un momento. Promette di aspettare di arrivare in un battibaleno. La casa di Valeria dista 5 chilometri, che quella notte le sembrano interminabili. Guida, col cuore in gola. Ecco, finalmente è arrivata. La madre è aggrappata alle sbarre del cancello come una carcerata che chieda di essere liberata e la badante dietro di lei mostra a Valeria la chiave del cancello che è riuscita a farsi consegnare. La vecchietta scoppia in un pianto lamentoso. «Ma perché mi tenete qui? Io voglio andare a casa mia! Voglio tornare a casa!» E poi, improvvisamente, «Aiuto! Qualcuno mi aiuti!» «Zitta, zitta! Che svegli i vicini!» le intima Valeria. La badante la accarezza, riesce a prenderla sotto braccio e a ricondurla dolcemente verso il portone di casa, promettendole, con l'ispanica carezzevole musicalità delle sue parole, di far subito entrare in casa Valeria, la quale risolverà ogni problema. Poi, girandosi indietro, getta rapida la chiave del cancello a Valeria, che può così entrare. La partenza per il mare sarà rinviata di un paio di giorni, sufficienti a organizzare il rientro della madre alla casa albergo, dove l'accoglienza è premurosa, densa di sorrisi. L'anziana, confortata, si muove spedita verso l'ascensore, che ha riconosciuto per il colore rosso vivo della porta. Una volta nella sua stanza, riconosciuto anche l'arredo, gettato uno sguardo al lago visibile da quel lato dell'edificio, comincia a spogliarsi, si mette a letto, aiutata da Valeria e dalla badante, che verrà in seguito alle ore dei pasti per aiutarla e a farle compagnia, in attesa che si ambienti bene. «Adesso puoi andare», dice la madre a Valeria. «Che ti ci voleva riportarmi a casa? Perché mi hai fatto aspettare tanto?» Valeria la bacia, la carezza e le dice: «Hai ragione, mamma, perdonami, non avevo capito bene», e se ne va, trattenendo a fatica le lacrime. Sicuramente è una situazione, quella dei nonni, di difficile gestione, anche per interpretare quelle che possono essere le vere intenzioni, le vere volontà, i veri sentimenti che stanno dietro, e il ruolo anche dei familiari, di chi sta vicino, cercare di trovare la giusta soluzione, la giusta, quella che può essere l'abito giusto, comunque il giusto sentimento per i nonni. Volevo allacciarmi innanzitutto
sono contento che hai scelto questo brano, perché era... ho letto il libro che Francesca mi ha gentilmente fatto avere. Facciamo il cambio della poltrona? No, va bene. Come alla Maurizio Costanzo. No, va bene. Dai, prego. Grazie. No, stavo dicendo appunto che tra i tanti brani che tu hai scritto, questo mi aveva particolarmente colpito, soprattutto per il finale, ecco. Infatti ero quasi tentato di chiedere a Nicola se me lo faceva leggere, ma avrei toppato, l'ha letto benissimo. Cioè io avrei fatto un sunto e poi avrei detto appunto queste cose. Però ecco, visto che si parla di nonni, e sono diventato nonno anch'io da un anno, e anche se non sembra, ho già una certa età e quindi sto entrando, anche se in punta di piedi, in questo mondo che poi offre tante possibilità, ma si corrono anche dei rischi. E vorrei parlare principalmente di un caso che mi ha molto toccato e che riguarda anche il centro di Besozzo. La persona, non citerò il nome, ho chiesto se potevo parlare del suo caso e mi ha detto che avrei potuto farlo. Mi ha toccato molto perché il marito di questa signora, che è un mio grande amico, nonché volontario del centro, un uomo brillante fino a poco tempo fa, ottimo ballerino, infatti tutte le donne lo cercavano per ballare, purtroppo, adesso di preciso non so bene la malattia che lo ha colpito, ma penso che sia una specie di Alzheimer, qualcosa. E mi ha molto turbato perché appunto avevo instaurato una buona amicizia con questo signore. E oltretutto era capace di fare tutto, sono quegli uomini che gli dai in mano un cacciavite e ti aggiustano tutto con un cacciavite, come diceva anche Lucio Battisti in una sua canzone. Ecco, l'ho rivisto purtroppo pochi giorni fa, l'ho salutato, mi ha salutato, però ho visto in lui proprio, era perso proprio, non sapeva più niente. Di conseguenza la moglie in questo periodo, e quindi qua viene avanti la parola dell'ascolto, dell'aiuto. La moglie, che è un'altra collaboratrice nostra, un'altra volontaria, e a volte si confida con me, io la sto ad ascoltare. E credo che sia arrivata a un punto, cioè ha bisogno d'aiuto. Lei da sola, nonostante l'aiuto che gli viene dato da un signore che tutte le mattine si reca a casa loro e bada alla pulizia generale del marito, ha bisogno d'aiuto. Lei era abituata a venire giù, a ballare, a lavorare al bar, quindi tutte queste cose qui gli sono venute a mancare. Ecco, ho voluto portare questo, senza farlo troppo lungo, ho voluto portare questo esempio. Ho consigliato alla mia amica di rivolgersi a voi, alla casa delle persone, almeno come primo indirizzo. Mi auguro che lo faccia per il bene di Virgilio, ma soprattutto per il bene suo. Ecco, volevo toccare proprio questo argomento, tra l'altro una nonna. Grazie. Posso aggiungere qualcosa? Assolutamente. Sì, volevo un po' spiegare come ho scritto questo libro, perché l'ho scritto. Perché a un certo punto mi sono resa conto che tante persone venivano a consultarmi, chiedevano una visita specialistica, ma in realtà per parlare delle loro difficoltà emotive di fronte a un anziano malato, chi aveva il marito con l'ictus, chi aveva un genitore con la demenza senile. E ho visto che dovevo dire più o meno le stesse cose, no? Ho detto forse è meglio che le scriva, perché ci sono alcune cose che possono valere per tutti. Che cos'è che vale per tutti? Le situazioni sono diverse, ma quello che vale per tutti è che di fronte a una persona che cambia si va in crisi profondamente, per il motivo che dicevo prima, perché siamo collegati, siamo legati, quando si è in coppia o si ha comunque un legame di parentela, si è figli per esempio, si è partner, quello che succede all'altro modifica anche noi, perché la relazione cambia, deve cambiare l'immagine che noi abbiamo dell'altro. E quindi le persone che venivano a consultarmi erano già state dal neurologo, da un altro psichiatra, dal medico di base, avevano ricevuto le carte, gli opuscoli informativi, eccetera, ma si sentivano sole, si sentivano diverse da prima, non vedevano un futuro. Perché? Perché anche qui ci sono dei giochi di identificazione inevitabili, no?
quando l'immedesimazione è massiva, perché c'è un legame forte, perché c'è l'abitudine, c'è la convivenza, quindi va in crisi proprio l'identità di chi vive accanto a una persona così. Un figlio con un genitore con Alzheimer non ha più lo stesso genitore, la personalità cambia, l'affetto rimane, certi sprazzi di memoria, per fortuna, di memoria, come dico io, affettiva, non cognitiva, permettono di abbracciarsi e di riconoscersi, ma non è più la stessa cosa di prima. Se la persona è malata cambia tutto in casa, cambia la vita in casa, la casa diventa piena di attrezzature medicali, cambiano gli odori, cambiano le abitudini, gli spazi, tutto. Quindi ho voluto scrivere questo libro non come un manuale di geriatria, ma facendo degli esempi, è scritto proprio a scene, questa era una di queste scene, no? Una possibile scena. Ovviamente non ho parlato di casi reali, neanche nei romanzi sulle donne, chiaramente, non userei mai la storia vera di una persona per romanzarla, sono cose inventate ma verosimili. E allora ho descritto 4-5 scene di situazioni in cui un figlio, per esempio, può fare molta fatica vedendo i genitori molto passivi, troppo passivi, e quindi può stimolarli eccessivamente. Viceversa, una figlia può lamentarsi moltissimo perché la madre è cattiva con lei. Bisogna capire perché è cattiva, che cosa sta pensando, perché l'accusa di rubarle le cose. Voi saprete che è una cosa molto comune questa, no? Qualcuno mi ha rubato le cose, non trovo più il mio orologio, qualcuno me l'ha rubato perché l'avevo messo qui, chi l'ha preso? L'ha preso la badante, Invece il problema è che man mano che un anziano, o per invecchiamento patologico o perché ha avuto un'emorragia cerebrale, man mano che perde delle facoltà mentali, non potendo accettare questa cosa, non potendola vedere, non potendola esprimere, sposta la cosa alla perdita degli oggetti. Quasi tutti gli anziani con invecchiamento patologico dicono: non mi danno da mangiare, mi hanno preso i soldi, non ho più niente in banca. Ma mamma, guarda, questo è il tuo conto corrente. No, questo non è il mio, nel mio non c'è più niente. Sembra strano, no? Sembra, fa anche male dirlo, ma è proprio come se, non potendo vedere, il cervello che si impoverisce di connessioni, trasformassero questa cosa nel conto corrente che perde le righe, che perde i pezzi, no? Come se stesse svanendo qualcosa. Va bene, quindi ho scritto queste scene perché le persone che si trovano in queste situazioni vanno aiutate emotivamente e devono imparare a condividere, a chiedere aiuto anche loro. In questo libro faccio l'esempio di due film che secondo me sono veramente illuminanti, diciamo. Uno è il film Amour, del, mi sembra del 2016-2017, con Jean-Louis Trintignant, che parla di, non so se l'avete visto, qualcuno l'ha visto? Amour? No. Parla di una coppia di anziani colti, due musicisti che vivono in una bella casa, hanno le loro poltrone dove leggono, vivono anche di ricordi. Lei ha un ictus. Allora, la storia è quella di un uomo che pretende di curare la moglie da solo. La malattia è una vergogna, modifica l'immagine pubblica di lei e quindi anche di lui, per cui non escono più, nessuno può entrare in casa, nemmeno un piccione, un colombo che si infila in questo atro, viene sbuttato fuori anche lui. Il portinaio che entra dice: ma mia moglie può venire ad aiutare, non abbiamo bisogno di aiuto. E quindi questa presunzione, questa pretesa di fare da solo perché la malattia è una cosa vergognosa, porta a una fine tragica. Invece un altro film, non vi dico quale, ma ve l'ho già fatto immaginare, ma è un film talmente pesante che forse è meglio non guardarlo. Invece l'altro film che è molto interessante da vedere si chiama Still Alice, con Roger Moore, con Julian. Non Demi, Julian Moore. Roger Moore è quello delle due, sì, con Julian Moore. E qui c'è una, tra l'altro tratto da una storia vera, da un romanzo che parlava di una storia vera,
c'è una donna brillante, una linguista, quindi una proprietà di linguaggio, una passione per la lingua, la letteratura, ed è insegnante e docente universitaria. E a un certo punto le mancano le parole. Quindi all'inizio lei maschera un po', dice ho bevuto un drink di troppo, però si rende conto che le mancano le parole, che perde i nessi e ha anche un episodio di disorientamento. Quindi va a vedere un neurologo che purtroppo le fa una diagnosi tremenda, cioè quella del vero Alzheimer precoce e genetico, ereditario. Quindi questa donna deve fare i conti non solo con la propria diagnosi, con la prospettiva di vita che cambia completamente, ma deve anche dire ai figli, a tre figli, che dovranno sottoporsi al test genetico. La vita di questa famiglia è sconvolta, il marito deve cambiare i suoi piani, la figlia minore voleva andare a vivere via di casa, mi sembra anche di ricordare che quel periodo vada a vivere via di casa, ma poi torna, la figlia sposata che voleva un bambino deve fare questo test genetico e prendere le sue decisioni, ma in questa famiglia si discute, si piange, si litiga, si decide insieme, alla fine questa mamma malata è accolta, accudita, perché tutta la famiglia ha condiviso, ha espresso le proprie emozioni, si è confrontata con altre persone e quindi anche questa malattia, questa situazione può essere accolta e gestita. Ecco, quindi era solo per dire che questa scena che è stata letta è una delle possibili. Poi nella seconda parte del libro ci sono invece dei consigli più pratici, comprese delle indicazioni sulla tutela che si può dare a queste persone, l'amministrazione di sostegno e altre cose. Ecco, questo. Invece due romanzetti che parlano delle donne, il primo parla di una ragazza che non trova altro modo che quello di scappare, perché non è stata capace di gestire le cose, quindi scappa. A dire il vero è anche stata portata da una psicologa che non l'ha capita. Può capitare, può anche capitare, almeno capitava prima, adesso le persone sono molto più formate su questi argomenti, però lo saprete, una volta anche le forze dell'ordine, quando arrivava una donna a dire mio marito mi ha picchiata, diceva ma dai signora, cioè questa cosa l'ho sentita anche adesso, anche adesso, dai signora, faccia la brava, torni a casa, magari mi passa, insomma minimizzano. Fatemi uno spaghetto. È una minestrina, sì, ecco, questa cosa della minestrina deve essere circolata, però purtroppo insomma ci sono state le cose così. Quindi la protagonista del primo romanzo scappa, però durante il viaggio, durante la sua fuga, si rende conto di essere stata, non dice complice, lei non arriva a dire questo, però di essere stata, di aver partecipato insomma al crearsi di questo legame, no? E poi vabbè, si fa anche un po' ricattare da lui che dice torna indietro, senza di te non sono nulla, e poi non vi dico come va a finire. Invece nell'altro romanzo ci sono più indizi, l'altro romanzo Omissioni è più sugli indizi a cui fare caso, indizi che sfuggono alla protagonista per i motivi che abbiamo detto prima. Ecco, però per tornare ai nonni, volevo dire, ci sono anche delle, ormai tanti articoli, tante cose da leggere, anche delle associazioni alle quali appoggiarsi. Mi sembrava che tu mi dicessi che siete in contatto con il progetto Rughe di Gavirate. Non sei tu che me l'hai detto. Ah, va bene. Perché ci sono, voglio dire, anche nel territorio diverse associazioni che creano anche dei gruppi di incontro per familiari molto provati da situazioni. Ah sì, forse ti avevo accennato. Sì, sì. Ecco, non so se anche qualcuno di voi ha delle esperienze da comunicare oppure osservazioni da fare su queste cose che abbiamo detto. Io volevo fare due considerazioni su quello che hai detto, perché mi sembra che il tema sia, almeno le due, come dire, le letture che abbiamo sentito parlano della malattia, e la malattia è sempre un momento di rottura o di crisi. Nel caso
delle donne spesso la malattia è un bellissimo modo per togliersi di torno, perché a un malato si può chiedere poco in qualche modo e si chiede anche protezione, quindi mi sembrava molto interessante quello che dicevi sul senso anche di mortificazione che ciascuno di noi può avere, insomma la parte mortificante che è anche un po' quella che ti dice qualsiasi cosa tu faccia non ce la farai mai. Per quanto riguarda invece la malattia e la malattia degenerativa, neurologica, come l'Alzheimer, come le demenze senili, che creano comunque una grossa rottura all'interno delle famiglie, ecco, io credo che c'è un problema anche di condivisione del senso della malattia. Ho finito di leggere in questi giorni un libro che secondo me è veramente delicato sul tema dell'Alzheimer, che è un romanzo, che è quello di Maria Pia Veladiano, si chiama Adesso che sei qui, che è la storia proprio di questa donna che assiste questa zia Camilla che si ammala di Alzheimer, che tutti dicono debba essere mandata in casa di riposo, e questa donna riesce a tenerla a casa con una serie di aiuti e anche, siamo in Trentino, in una zona montana, dove davvero c'è un approccio alla malattia che è condiviso. Condiviso ed è anche quello che salva la vita. L'ultima considerazione che volevo fare, che mi viene anche dalla mia esperienza di lavoro, è che spesso la violenza non è legata a quella che noi intendiamo i casi sociali, ma molto spesso mi è capitato, per esempio, addirittura mogli di magistrati che subivano violenza, e quindi non è sempre legata, nonostante il sentire comune che uno pensa che è una situazione legata così a una difficoltà anche di tipo economico e sociale, ma che si spalma un po' per tutti i ceti sociali. Ma io credo davvero che è la condivisione in entrambi i casi la cosa fondamentale, esattamente come per un lutto puoi condividerlo, no? Sono le parole che si mettono insieme che possono poi salvare delle vite. Perché insorge come gestire dei momenti di rabbia, perché vengono dei momenti di rabbia di fronte al genitore che cambia, come non sentirsi in colpa o superare il senso di colpa, perché quello viene. No, io non posso dire come si fa a non arrabbiarsi, dico che quando ci arrabbiamo è perché ci aspettiamo ancora che quella persona reagisca come reagiva quando stava bene, cioè prevale questo senso di continuità, no? Questo bisogno di continuità, di non rottura degli equilibri, di non modifica delle relazioni, per cui anch'io ho una mamma con la demenza senile quasi centenaria, certo le vivo anch'io queste cose, si vorrebbe che la persona rispondesse come prima, questo non nelle fasi avanzate, ormai nelle fasi avanzate ci si rassegna, ma le fasi iniziali sono tremende perché non ci si rende conto subito che questa mamma, facciamo questo esempio, o questo marito, sto pensando a un altro caso, dimentica le cose non perché non le vuole fare o perché è pigro o perché non ha ascoltato quello che gli è stato detto, no? Ma perché ha delle lacune, comincia ad avere delle carenze, si rifiuta questa cosa, cioè viene da rifiutarla. Ma come? Ti ho detto di andare a prendere il latte, sei tornato senza niente, ma cosa pensavi? Un caso dell'altro giorno. E lui rimane mortificato perché dice, mi sono dimenticato. Ma come ti sei dimenticato? Si è dimenticato. Se ha una diagnosi di disturbo della memoria bisogna accettarla questa cosa. Cioè c'è una forte resistenza ad accettare un qualcosa, una realtà che cambia anche la nostra vita, nostra nel senso di chi assiste, perché è vero, cambia la vita e non vorremmo. La signora che doveva partire per la vacanza non è potuta partire per andare al mare,
cioè veramente cambia l'organizzazione, cambia la previsione, e tutti abbiamo bisogno di un minimo di previsione per il giorno dopo, no? Siamo tranquilli se sappiamo che il giorno dopo faremo questo, faremo quell'altro, abbiamo da vestirci, abbiamo da mangiare. L'incertezza su cosa avverrà domani, cosa farà mia mamma domani, devo mettere la badante o no, ha lasciato il fornello acceso, si è scordata di mangiare, cosa devo fare? Cioè questi momenti iniziali di iniziale comportamento inadeguato, di dimenticanze gravi, sono i più difficili. Ci si arrabbia, Walter, perché non si accetta questo cambiamento, è troppo doloroso. Per cui è inutile sentirsi in colpa se si perde la pazienza, però poi bisogna tornare indietro e dire ma non posso arrabbiarmi con una persona che è malata. Qualcuno mi ha detto, ma lo fa apposta, perché poi in certi momenti invece si ricorda, quindi vuol dire che lo fa apposta, me lo fa per dispetto. E questa è un'altra interpretazione a nostro beneficio, no? Cioè, cerchiamo di trovare tutte le possibili razionalizzazioni, le scuse, per non accettare che invece... Dire, sono mio marito, ecco, ha la demenza vascolare, comunque fa parte della demenza, e io non, dopo 2 anni, perché pian pianino, io non riesco ad accettare che lui sia diventato così. Lui non mi riconosce più come moglie, io sono quella che lo cura, dopo mi arrabbio, caccio... E ho bisogno di aiuto, nel senso che ho 2 figli, ok, mi aiutano nel quello che posso, però sono io sempre 24 ore su 24. E mi creda, dopo lo sgrido, poi lo abbraccio, lo bacio, lui piange, io piango, però dico, ma perché sei diventato così? Dopo 48 anni di matrimonio, perché sei diventato così? Io non accetto, non riesco ad accettare. E questo purtroppo è il mio male. Cosa devo fare? È una situazione molto difficile. Eh sì. Il primo caso di questo libro sui nonni riguarda proprio una donna che si è appena messa con le gambe allungate, si sta appena rilassando e il marito di là chiama o si lamenta. Allora lei di nuovo si deve alzare. Cioè, ho proprio tenuto conto di queste situazioni così, no? Prima di tutto la perdita grossa, perché lei l'ha perso suo marito. Io l'ho perso mio marito, sì. È brutto da dire, sì, mi sì, scuso, sì, ma è così. Lo so perché sono ero dentro in una con le dottoresse, eccetera, eccetera, dopo il lockdown purtroppo ci ha fermato. Noi l'abbiamo già perso una volta. Questo. La seconda cosa è che non si può fare la vita del malato. Lei non può fare la vita di suo marito, perché lei ha più esigenze di suo marito in questo momento. Suo marito ha bisogno di essere assistito, curato e anche coccolato, ma lei ha altre esigenze. Quindi, nell'esempio che ho fatto lì, la donna finisce con l'ammalarsi anche lei, perché non si cura più, non va dal parrucchiere, rimane in tuta, rimane in vestaglia, si mette vicino al marito, è malata anche lei. Sì, sì, bene. Quindi l'unica cosa che posso consigliare è di riconoscere la differenziazione. Siete stati uniti, non siete stati, questa è la ricchezza, no? Siete stati, siamo stati l'uno, sì, per l'altra. Sì, quasi. Adesso però non è più così e lei non può. Non può essere lei ad adeguarsi allo stato di suo marito. Lei deve provare, se può, a delegare qualcosa a qualcuno, quindi lei faccia la moglie e non la badante, e in quanto moglie di un uomo malato lei comunque rimane una donna che deve avere delle altre... Infatti pian pianino sto cominciando a avere una persona che mi aiuta al mattino... Ecco. Pian pianino così, e ritornare alle mie amicizie, alle mie... Sì. Perché sennò si impoverisce anche lei. No, io mi sto... Certo. Mi sto... Grazie di aver detto questa cosa, perché serve a far capire, sì, a tutti noi che... No, loro sono i miei amici, io sì, con loro, sì, avevo... Poi anche con lui, guardi, veramente un buonissimo rapporto e tutto. E a me manca molto.
però non glielo può più dare, no. E quindi lei deve nutrire la sua mente e la sua vita in un altro modo. Io penso anche alla difficoltà anche comunque di realizzare, col passare appunto dell'età, dei nostri genitori che non accettano il fatto comunque di perdere un po' i colpi, tra virgolette, e quindi anche la loro rabbia del vedere il venir meno, magari del ruolo genitoriale, vedere il proprio figlio che diventa un po' genitore. Questo è un passaggio delicatissimo e che di difficile acquisizione, che può sicuramente portare anche a una depressione, a uno stato di certo livello da parte dei nostri genitori. Certo. Allora, sì. Sì, ho visto una volta un servizio, però era in inglese, non c'è in Italia una cosa così, una specie di corso online in cui una persona, una psicoterapeuta, dava tanti consigli, faceva vedere tante scenette anche lei, dava tanti consigli su come valorizzare comunque, per esempio, i propri genitori, non smettendo mai di essere figli grati, no? Quindi far vedere le fotografie, sì, delle cose fatte insieme, e come se il messaggio fosse sempre: guarda mamma, non ti preoccupare, o papà, non ti preoccupare di quello che stai perdendo, guarda quante cose mi hai dato, guarda quante cose mi hai insegnato, guarda questa, ricorda questa cosa. Naturalmente l'album delle fotografie bisogna farlo vedere tutti i giorni, sì, sì, anche più di una volta al giorno. Però questa psicoterapeuta diceva: l'importante è regalare loro un momento di benessere, perché la loro vita è quando sono già molto in là, voglio dire, no? Nella malattia degenerativa, però possono vivere nel presente dei momenti di benessere, di gratitudine, cioè ricevere gratitudine, ricevere affetto. È vero, quando si arrabbiano o non accettano che il figlio dica vi consiglio di fare così e cos'ha, bisogna sempre cominciare col ricordare le cose positive, no? Valorizzandoli, perché non possiamo metterci a sgridarli come fa una delle figlie di uno degli esempi, che li fa sentire inetti e quindi veramente induce in loro uno stato di scoraggiamento e di depressione. Poi vale la pena di valorizzarli i genitori per quello che ci hanno dato, no? Assolutamente. Vale sempre la pena. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è quando invece la persona che si ammala è una persona con la quale abbiamo avuto un cattivo rapporto. Questo rende molto più difficili le cose, fa arrabbiare molto di più, perché se per esempio, supponiamo, un figlio non si è mai sentito amato dalla madre, continuerà a inseguire questa possibilità di essere valorizzato e apprezzato, e si arrabbierà molto di più se la madre non lo riconosce, magari riconosce l'altro figlio o la figlia, no? Quindi l'ambivalenza diventa più forte, più dolorosa, più penosa quando la persona malata che dobbiamo accudire non è stata buona con noi, non l'abbiamo sentita buona con noi. Mi è capitato una volta la figlia di un padre che era stato veramente molto patologico, per cui questa figlia non voleva accudire questo padre. Nel momento in cui il padre è diventato debole e malato, nella figlia sono insorti dei grossi conflitti, no? Perché da una parte provava pena e dall'altra diceva: quella è la sua punizione per quello che mi ha fatto. Quindi possono esserci degli stati d'animo veramente molto molto di guerra dentro di noi. Ma di tutte queste cose bisogna poter parlare con qualcuno, non si possono tenere dentro e soffocarle. Sentiamo l'ultimo estratto? Assolutamente sì. Da omissioni però questa volta. Ma in realtà per il valore più che legato alla tematica, per il valore di quello che dice questo estratto sul recupero del passato. Forse non avrei dovuto seguire così d'impeto il desiderio di ricostruire passo dopo passo la storia dei miei legami. È stato tutt'altro che indolore. Non che avessi imprigionato quegli eventi nel buio assoluto dei più reconditi angoli mentali, tuttavia
Essi riposavano silenti in uno spazio riservato, privati della loro virulenza, inavvertiti quasi e dunque innocui. Del resto, ripercorrere coscientemente il passato è l'unico modo per sentire che abbiamo vissuto e che la nostra esistenza ha avuto un significato per noi e per gli altri, in particolare per coloro che ci hanno amato e che noi abbiamo amato. Anch'io volevo poter dire, come Pablo Neruda, confesso che ho vissuto, qualunque responsabilità questa confessione comportasse. Mi ha colto di sorpresa l'intensità e a volte la crudezza delle emozioni provate nel ripercorrere la mia storia d'amore, ricostruendola pezzo per pezzo, giorno per giorno, momento per momento, rintracciandone i particolari intimi nascosti dietro le pieghe di accadimenti prepotenti e incalzanti, o al contrario, dissimulati dietro passaggi quotidiani, quieti e banali. Sì, ho pensato più di una volta, quando il turbamento sembrava sopraffarmi, che non avrei dovuto accingermi a questo lavoro. Ma come non ho potuto non iniziarlo, così non ho potuto sottrarmi a proseguirlo e portarlo a compimento. Spero ne sia valsa la pena. Mi alzo anch'io perché ha ragione Emma, perché si respira meglio e si interagisce meglio. Ho scelto questo estratto in realtà per un motivo che va un po' oltre alle tematiche di cui abbiamo parlato stasera, di cui del resto sono assolutamente meno esperto dei relatori che mi hanno preceduto, però c'è un valore in questo estratto relativo alla ripercorrere e ritrovare il passato, che può essere una sorta di consiglio autoterapeutico, mentre abbiamo parlato tanto dell'importanza del chiedere aiuto a strutture deputate a farlo, ma abbiamo anche gli strumenti personali per autoaiutarci. E io ne ho identificati due che non solo fanno riferimento alla mia esperienza personale privata, ma anche agli studi scientifici più recenti, e che sono la permanenza nell'ambiente naturale e l'utilizzo della letteratura come strumento creativo sia in fase di lettura che in fase di scrittura. Mi spiego meglio, ma senza dilungarmi. La permanenza nella natura ci aiuta prima di tutto a riconnetterci con la matrice del nostro essere, perché noi pensiamo di essere persone che stanno bene davanti a un terminale per 8 ore al giorno, ma questo è un portato degli ultimi 50-60 anni. Abbiamo un retaggio ancestrale di quantomeno 40.000 anni come Homo sapiens sapiens, ma andando più indietro si parla di milioni di anni in cui abbiamo vissuto procacciandoci le risorse nell'ambiente naturale, e quindi l'esplorazione del mondo fa parte del nostro DNA molto di più del computer e dello smartphone. Stare nella natura ci riconnette con chi siamo profondamente, perché i semi dei nostri padri che ci hanno procreato fino ad oggi arrivano da generazioni di migliaia di anni di cacciatori e raccoglitori che poi sono diventati allevatori e che solo negli ultimi 100 anni, 150, sono diventati uomini della rivoluzione industriale e uomini delle risorse tecnologiche. Ma noi abbiamo dentro quel seme, e quando stiamo nella natura, auspicabilmente per 20 minuti, 30 minuti al giorno, ci riconnettiamo col nostro benessere, perché da lì proveniamo. Secondo aspetto, l'aspetto terapeutico della letteratura, sia in fase produttiva che in fase, diciamo, ricettiva. Vale a dire, la scrittura, lo sappiamo da tantissimo tempo, è terapeutica, sia per chi poi ha il desiderio di, come dire, sottoporre i propri testi a qualche casa editrice perché li possa pubblicare, perché qui entra in gioco il valore della trasmissione del nostro sapere, quindi, e delle nostre emozioni. Vogliamo orchestrarle in modo letterariamente valido perché possano essere lette dagli altri. Ma anche se non abbiamo questo scopo, se la scrittura rimane nel cassetto del nostro privato, il diario quotidiano ci aiuta a organizzare razionalmente
tutto quel flusso di pensieri che ogni giorno ci attraversa la mente, e se non lo organizziamo razionalmente, talvolta rischiamo di essere in balia dell'eccesso di ruminazione, per cui andiamo a ripercorrere dei fatti che ci hanno fatto male 10 anni fa e li attualizziamo come se fossero ancora traumatici e devastanti oggi, mentre il distanziamento garantito dalla parola scritta ci fa porre una distanza rispetto a quel trauma e ci aiuta a organizzare il futuro, per cui nel diario sarebbe sempre ottimale mettere un ringraziamento per ciò che di bello abbiamo vissuto nella giornata e un auspicio per ciò che di bello vogliamo vivere nei giorni o nel giorno a seguire. E poi l'aspetto, anche per chi non volesse scrivere né in forma privata né in forma pubblica, della lettura, perché sappiamo, Emma sicuramente conosce questi aspetti della neuroplasticità. Il cervello, fino ad alcuni anni fa, la scienza credeva che avesse un grado di crescita limitato solo ai primissimi decenni della vita di un individuo, mentre la scienza ha dimostrato che il cervello si evolve e continua a evolversi tanto quanto i muscoli fino alla fine della vita di un individuo. Per cui lo studio delle lingue, la lettura dei romanzi, la lettura di saggi storici, anche l'apprendimento attraverso podcast o documentari è un modo per dare nuova linfa al nostro cervello. Quindi l'intrattenimento è piacevole, nessuno condanna l'intrattenimento, ma l'apprendimento quotidiano attraverso lettura o visione di filmati che possono stimolare la nostra creatività, la nostra crescita, garantiscono al cervello quella assenza di invecchiamento precoce che porta in molti casi a malattie come alcune delle quali abbiamo nominato questa sera. Per cui se vogliamo anche autocurarci, e non è un mio punto di vista naturalmente, perché porto anche, come dire, sono dati della ricerca degli ultimi decenni, la permanenza in natura e l'affrontare la letteratura come produzione scritta e come fruizione letteraria possono essere degli ottimi strumenti di autoprevenzione delle malattie e della degenerazione, oltre che degli strumenti, se vogliamo, di apprezzamento estetico della bellezza di tutte le migliaia di generazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato attraverso la letteratura la bellezza del mondo che è stato prima di noi e che abbiamo fortunatamente mai come oggi l'opportunità di leggere e approfondire nelle biblioteche, nei siti online. Abbiamo l'infinita possibilità di leggere molto di più rispetto a 30 anni fa e dobbiamo farlo anche come gratitudine a tutti i meravigliosi scrittori che ci hanno preceduto. Bravo. Posso sicuramente dire che questa sera abbiamo fatto un percorso di terapia insieme, perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di passare più di 20 minuti a contatto con la natura. Comunque siamo stati a contatto con la natura e abbiamo condiviso dei momenti di lettura, di riflessione, quasi come uno scrivere un diario, un riflettere ognuno di noi. Quindi oggi abbiamo fatto la terapia giusta tutti quanti. Certo, l'invito è di ricreare situazioni che possano portare proprio a un momento anche di riflessione. Posso fare una domanda o all'Associazione Donna Sicura, alla dottoressa Luciani, sul fatto magari di proporre quello che diceva Nicola, di scrivere, di tenere un diario, se può essere un buon consiglio per una donna per acquisire quella consapevolezza nel tempo di non poter raggiungere il risultato da sola, ma di dover uscire e bussare la famosa porta. Se può essere un buon consiglio. Sì, noi a tutte le donne chiediamo di scrivere, ma non lo chiediamo diario, noi diciamo diario di bordo, oppure scrivi le perle di Anna, le perle di Maria, Chianti, dici tutte le tue positività, una perla al giorno, le invitiamo, ma non tutte le donne ci
fare questo. Però può essere una strategia, sì, comunque. Sì, una strategia, sì. Per superare. Anche per mettere anche ordine mentale. Loro stessa, sì. Perché loro poi non si rendono conto di subire violenza, non se ne rendono conto. Allora annotare tutti i momenti in cui lui ti dice questo, ti dice questo, ti dice, e poi le rilegge, magari le rileggiamo insieme. Grazie. Tante donne accettano. Io sono d'accordissimo, nel senso che non tutte lo fanno, perché prima di tutto bisogna imparare a dire, a pensare, no? A non somatizzare, ma a mentalizzare, a pensare e a comunicare. Quindi secondo me il primo passo è proprio quello del confronto, della confidenza. Poi però, certo, il secondo passo può essere quello di dire: pensa per te, cioè pensa dentro di te, scrivi quello che senti, prendi contatto di più con i tuoi desideri, le tue emozioni. Quindi può servire sia fare la cronaca, sia fare come una dei protagonisti del romanzetto Omissioni, che fa il suo diario, lo fa, e quindi questo aiuta a riflettere. Abbiamo bisogno di fermarci, ci fa molto bene fermarci ogni giorno un po' a pensare a che cosa stiamo facendo, come stiamo vivendo. Come mi fece una signora una volta: oggi mi sono alzata alle 7:15, ho fatto colazione e ho lavato la tazza e l'ho messa a posto nella ecco, non è questo il diario. Però certo, l'altro diario, quello intimo, quello che aiuta a pensare, certo che è utile. Beh, ricordo ai tempi da ragazzina, quando magari c'erano le fasi di crescita, il momento proprio in cui ne uscivi era quando magari scrivevi il tuo diario personale, quindi paragonare le emozioni, quindi le prime esperienze. Sì. Aggiungerei un altro tassello a quella che è appunto un'immagine molto bella anche della serata e di come poter vivere bene. Leggendo un libro, lo prendo un attimo, La sosta a metà strada, mi ha colpito tantissimo l'invito di leggere il libro con un sottofondo particolare di musica. Trovo che questo abbinamento sia un bellissimo spunto, una bellissima idea. Non l'ho fatto, però mi ripropongo di farlo, perché anche la musica, anche il suono trova poi la giusta combinata per poter riflettere meglio e poter trovare delle soluzioni. Ed è molto bello questo suggerimento, volevo farlo notare perché è particolare. Io ringrazio veramente tutti, è stata una bellissima serata. Voglio ricordare che sono messi a disposizione i libri, quindi Una sosta a metà strada, Omissioni, che sono appunto i libri dal quale sono stati letti alcuni estratti. Io mi sono permessa anche di leggere Cronache di Cornisella, che comunque è un racconto simpatico che può essere anche di una bella lettura da poter accompagnare. E il titolo Se i nonni si ammalano. Sì, forse le più interessanti sono Se i nonni si ammalano e due romanzi sulle donne. Cronache di Cornisella, visto che l'hai nominato, è un omaggio a mio nonno paterno, che nel 1923 fu costretto ad andare via, era capostazione dalla costa adriatica, fu confinato in montagna perché aveva scritto qualcosa di non gradito all'associazione ferrovieri fascisti, di cui lui faceva parte obbligatoriamente, no? E quindi lui, moglie e tre figli furono trasferiti in questo paese che si chiama Sella di Corno, ma lui lo chiamò Cornisella, sì. E io ho ritrovato nella cantina dei miei genitori i suoi manoscritti, per cui li ho messi insieme, perché lui per consolarsi, ecco, per curarsi ha fatto le Cronache di Cornisella, raccontando un po' la vita del posto, descrivendo i personaggi, le usanze anche che adesso non ci sono più, insomma, tradizioni che sono. E allora è un omaggio a questa. Ma lui ha fatto appunto autoterapia scrivendo questa storia. L'avanguardia. Sì, sì. Alla prossima.